Oggi mi fa male un po' la testa, mi sa che mi metto un pochettino sul letto e mi riposo. Dai, andiamo un pochettino nel letto. Dove stai andando? Sul letto, perché prima di andare sul letto ti devo fare una domanda. Va bene, fammi sta domanda. Ma ce la fai a farmi domande senza puntarmi le armi addosso? Ieri sera dove eri? Dentro la stanza da letto, invece non c'eri. Come non c'ero? Io stavo dentro la stanza da letto. Di la verità, non c'eri. Ma stavo dentro la stanza da letto. Ah sì, a me è sembrato di no. Ah, lo sapevo, Luigi non c'è dentro la stanza da letto. Ah, ma quando viene domani mattina, minchia, gli faccio una paliata che non si scorda più. Vaffanculo. Ma quello era il cesso! Non dirmi le bugie, adesso devi pagare! Ma quello era il cesso! Porca di quella miseria, minchia, ma dobbiamo sempre fare tardi. Non è ancora partito, veloce, 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 veloce. Sì, minchia, sono salito. Roberto, ferma il treno. Come cacchio lo fermo il treno? Minchia, minchia. Vai, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho trovato un modo per fermare il treno. No, non ce n'è bisogno, ce l'ho fatta a salire. Roberto, sta fermo. Roberto, sei un coglione, ho detto ferma il treno, no, dirotta il treno. Dai, Luigi, attraversa la strada. Roberto, ma il semaforo delle macchine è verde, se attraverso mi investono. Non ti preoccupare, attraversa, tanto non passa nessuno. Mi fido di te e vado, ok? Ah! Ah! Oddio, ho investito qualcuno. Oh cacchio, fammi scappare, via, 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 via! Oh cacchio, io non c'entro niente, è stata colpa di Cordon Bleu, anzi di Luigi che ha attraversato. Salve, per caso vendete le sigarette? Mi ha mandato Roberto qua a comprarle. Ah, quindi tu sei il tizio che ha mandato Roberto? Sì, perché? Roberto aveva detto ti mando un tizio per pagare il mio conto. In che senso? Ha detto che tipo, mi porterà qualcuno da uccidere in modo che così lui può saldare i debiti. No, ma lui mi ha detto che devo comprare sigarette, no che mi devi sparare. Oh, ma io devo solo comprare delle sigarette. Perfetto. Luigi, mi voglio scusare per quello che ti sto facendo tutti i giorni. Ah, finalmente, quindi che fai? Una gita su un autobus. Quello non è un autobus, è tipo il pulmino che accompagna i bambini a scuola. Non ti preoccupare, perfetto, dai, sali. Ma chi lo guida? Io, ovviamente. Non voglio salire. Invece tu sali, testa di cazzo. Oh, ok, salgo, salgo. Roberto, vai piano. Sì, non ti preoccupare, che io sono un maestro nella guida. Ma ti faccio vedere in mano. Ah! Oddio! Roberto, che cazzo? Siamo un pochettino a testa giù. Paro fratello George.